Noi siamo ai Ciak d'Oro 2017, alle mie spalle ci sono i protagonisti del cinema italiano che verranno premiati questa sera. Ricordiamo, il Ciak d'Oro viene assegnato dai lettori del Ciak Magazine e da 100 giornalisti e critici che premiano le novità, ma anche le maestranze e la qualità del nostro cinema italiano. I film selezionati sono tutti quelli che sono usciti da maggio del 2016, dal 1 maggio 2016 fino al 30 aprile 2017 e oggi scopriamo chi vince. Innanzitutto il Ciak d'Oro Alice Giovani è stato assegnato a Fiore e questo è un premio molto importante. Il film di Claudio Giovannesi è un premio molto importante, dicevo, perché è stato assegnato dagli studenti, dai giovani delle scuole secondarie e dai lettori ovviamente di Ciak. E poi vi vado a leggere un po' velocemente tutti quanti i premi. 8 premi per Indivisibili di Edoardo De Angelis, grande successo ovviamente per La pazza gioia, che ha 3 premi, tra cui il Ciak d'Oro come miglior film, miglior regia invece a Gianni Amelio per La tenerezza. Michaela Ramazzotti, Jasmine Trinca, Renato Carpentieri e Luca Marinelli sono i migliori interpreti dell'anno. Super Ciak d'Oro a Ficarra e Picone, che abbiamo incontrato e poi sentirete cosa ci hanno raccontato. Ciak d'Oro speciale, serial movie a Silvio Orlando per The Young Pope. A Fiore, abbiamo già detto, è andato il Ciak d'Oro Alice Giovani e Bello e Indivisibile, rivelazione dell'anno per la protagonista Daphne Scoccia. Ancora, miglior colonna sonora Enzo Avitabile per Indivisibili, miglior canzone a Lo sai da qui dei Negramaro, scritta da Giuliano Sangiorgi per l'album La rivoluzione sta arrivando, certificato doppio disco di platino e inserita nel film di Giovanni Veronesi Non è un paese per giovani. Insomma, questi sono tutti quanti i premi. Come potete vedere, è arrivato or ora Luca Marinelli, uno dei premiati, appunto. Abbiamo incontrato anche Ficarra e Picone, abbiamo parlato con Jasmine Trinca, questo è il suo anno, indiscutibilmente lei è rodiosissima e molto felice. Abbiamo parlato con Gianni Amelio e Silvio Orlando, insomma, un po' con i protagonisti di questa serata. Sentite che cosa ci hanno raccontato e poi comunque andiamo a pizzicare pure Luca Marinelli, non ci scappa, eh. Siamo con Piero De Tassis, siamo qui ai Ciak d'Oro in una bellissima location che è nuova rispetto a quella dell'anno scorso. Che edizione dobbiamo aspettarci? Dovete aspettarvi un'edizione, come dico io, molto partenopea. No. Beh, insomma, i lettori e la giuria di critici e giornalisti quest'anno hanno votato proprio compatti per alcuni film, tra cui Indivisibili, che vince 8 premi, La pazza gioia, La tenerezza e Fiore. Cioè, diciamo che, e ci sono dei super premi speciali. Ficarra e Picone, Silvio Orlando. Diciamo che è un'edizione di grandi maestri e maestri del futuro. Tra l'altro Fiore ha vinto infatti il Ciak d'Oro Alice Giovani. Questo è il sintomo anche che i ragazzi, i giovani, perché è stato votato dai lettori di Ciak, ma anche dagli studenti delle scuole secondarie, sono molto attenti alle tematiche che li riguardano e forse a quelle anche più problematiche, se vogliamo. Io penso che siano molto attenti quando noi li facciamo anche essere attenti e in questo senso Alice nella città, su tutti i film nominati da loro, ha fatto anche un grande lavoro con le scuole, ha fatto un lavoro con gli insegnanti, quindi insomma, io credo che la formazione sia importante, far vedere le cose, comunque sensibilizzare sia importante. Quindi a quel punto possono scegliere anche un film che non è un film immediato, non è il film super popolare, eccetera, ma che racconta evidentemente la loro storia dal punto di vista loro, e quindi l'hanno scelto. L'ultimissima domanda è il film della sua gioventù. Beh, mi viene da dire Rita la Zanzara, perché era un'appassionata di Rita la Zanzara. Beh, nella mia gioventù, purtroppo, dire questo significa dire darsi una certa età, però sicuramente I pugni in tasca di Bellocchio è quello che mi ha aperto sul mondo e sul cinema. E con questo penso che. Grazie Adesso me ne invento uno più recente, eh? Facciamo così. Benissimo, però il pugno in tasca, insomma, è bello. Eh sì, pugni in tasca, Bellocchio, la Nouvelle Vague. Grazie mille. Grazie a lei. L'ora legale, Ficarra e Picone, Super Ciak d'Oro. Innanzitutto, che emozione ricevere questo Super Ciak.
Emozionatissimi, certo. Chi se l'aspettava? Tu te l'aspettavi? No, assolutamente no. Ce l'aspettavamo, siamo contenti perché è un film che già ci ha dato molte soddisfazioni in sala, perché è stato molto visto dalla gente, e quella già è una cosa importante. Il fatto che adesso arrivino anche dei riconoscimenti... Che arriva poi sempre dal pubblico, perché vota il pubblico. Dal pubblico, quindi... Siamo contentissimi. Ma a proposito di Chuck, il vostro primo Chuck, ve lo ricordate? Sì, che ce lo ricordiamo, sì. Eravamo a Palazzolo Acreide, girava la scena Burruano e stavamo facendo Nati Stanchi, esatto. Stiamo parlando di quanti? 16 anni fa. 16 anni fa. Tra poco 17. E il prossimo Chuck? Il prossimo Chuck vedremo. Quando avremo un'idea, a quel punto la porteremo in scena. Grazie. Grazie a voi. Chuck Doro, speciale serial movie, Silvio Orlando per The Young Pop, l'emozione di ricevere questo premio? Tra 22 giorni compirò 60 anni, ecco, quindi insomma spero che sia un buon augurio per il prossimo decennio. E a proposito di Chuck, a proposito quindi di The Young Pop, se lo ricorda il primo Chuck in questa serie che ha spopolato? Il primo Chuck che abbiamo girato è stato, mi pare, con Diane Keaton all'Orto Botanico di Roma. Eravamo tutti e due molto molto preoccupati. Lei un pochino più di me. Il prossimo Chuck che stiamo aspettando dalla mente, il maestro, l'artefice magico che ci dice qualcosa e che ci rende la cosa di nuovo, questa magia di nuovo possibile. Ecco. Lei è contento? Non ci credo. Non lo so, credo che Jude sia... è Young Pop, quindi... In qualche modo ci sarà, non lo so, io leggo come voi dai giornali e sono curioso di vedere come va a finire questa storia, soprattutto che fine faccio io, di che morte muoio. Grazie, grazie. Allora, Fortunata ha vinto a Cannes, Fortunata si è detto poi di nome e di fatto, ti senti così in questo momento? Cara, la tautologia, sì. Molto fortunata, molto. Quindi com'è passato quest'anno? Beh, l'anno adesso non lo so perché in realtà è tutta una questione di molto recente, ma direi tutta una meraviglia. Sì, guarda, cioè, mi hai preso in una fase in cui non posso dire che è questo. Senti, Chuck Doro, tu ti ricordi il tuo primissimo Chuck? Sì, me lo ricordo bene perché appartiene proprio a un grande passato, quindi alla stanza del figlio era il 2001. Considera 16 anni fa e siccome erano le prime situazioni, i primi premi, me lo ricordo molto bene, c'erano già tutte le persone che sono ancora qui a fare il Chuck e quindi è un premio insomma del cuore, perché è una delle prime cose che proprio ho conosciuto e c'era un'atmosfera molto calda e familiare che insomma è rimasta. Mi fa piacere essere tornata. Grazie a te. Grazie. La tenerezza, un film meraviglioso, bellissimo, molto toccante, che con coraggio racconta la vecchiaia, se vogliamo, e le relazioni umane molto particolari. Si aspettava tutto questo successo e di arrivare anche Chuck e ricevere dei premi così importanti? Uno ci spera, no? E poi si arriva il premio, è un regalo. Come quando si fa il compleanno, arriva un regalo da parte degli amici. Io sinceramente non mi aspettavo che i lettori di Chuck fossero così numerosi ad amare questo film. E quindi sono un po' ritornato ai tempi del Ladro di Bambini, dell'America. Questo credo che sia forse il mio nono o decimo Chuck d'oro. Però insomma io faccio il cinema da oltre 30 anni e quindi leggo Chuck dal primo numero. Forse mi hanno premiato anche per la fedeltà alla lettura i lettori. E lei, visto che appunto parliamo di Chuck, si ricorda il suo primo Chuck in assoluto della carriera? Il primo credo che sia stato per Il Ladro di Bambini. E credo che siano stati due addirittura solo per me. C'è il miglior film e la migliore regia. E poi credo che ci sia stato un Chuck speciale per i due protagonisti bambini. Questi tra i primi tre, diciamo, più importanti. Poi mi sembra che ci sia stato il Chuck per la fotografia, per il sonoro,
per tutti quelli che si chiamano premi tecnici, che in realtà però fanno anche la forza artistica di un film. Lei ha detto che non voleva presentare il film ai festival e che l'unica cosa che conta è il pubblico. Il pubblico ha reagito molto bene, quindi... Avevo ragione. Spesso quando si va ai festival si entra in una specie di spirale un po' strana che punisce certi film. I critici non hanno più quella serenità che avevano una volta quando i film erano di meno come numero. Adesso sono in ogni festival talmente tanti, loro devono correre a scrivere per i quotidiani, per il web, per cui a un certo punto qualche volta li vedono o dormendo, oppure non lo so, cioè li vedono con altri occhi, con altri occhiali. Il pubblico invece va a vedere un film perché lo sente sulla pelle, lo sente sulla pelle. E poi la pubblicità più forte è quella che si chiama passaparola. Il primo spettatore che dice al secondo vallo a vedere, poi al terzo, eccetera, eccetera. Grazie. D'oro 2017, voi ricevete quello per la miglior coppia. Un commento a questo premio così importante, perché insomma c'è il pubblico che lo assegna. Ma hai visto, era il pubblico che lo assegnava, che ce lo chiedevamo, ecco, vedi, pubblico e giuria, ecco. No, è importante perché cioè, siamo molto contenti perché la storia che raccontiamo nel nostro film è la storia d'amore di due personaggi che apparentemente improbabili, che si sfruttano, si usano. E la chimica che è nata dalla lavorazione di questo film è importante, la dimostrazione e il successo che il film continua ad avere da un anno a questa parte ormai, è passato quasi un anno dall'ultima Venezia. È meglio essere apprezzati dal pubblico o dalla critica? Meglio essere apprezzati. Beh sì, essere apprezzati in generale, sai, poi alla fine se... O uno va dietro l'altro, insomma, alla fine si rincorrono sia pubblico che critica. Ovviamente essere, sai, tu fai un lavoro, ci metti l'anima, soprattutto lo fai per te stesso. Quando poi vedi e trovi, riscontri successo nel pubblico innanzitutto, è la prima soddisfazione. Poi, sai, la critica, gli addetti ai lavori servono a trovare altri lavori, quindi è un piacere diverso. L'ultimissima domanda, vi ricordate il vostro primo Chuck sul set in assoluto? Beh, il mio sì, il mio è il mio primo Chuck sul set. No, il mio il primo Chuck era, penso un po', con Eleonora Giorgi, la sua opera prima, mi sembra, e poi è arrivato quello di Daniele Vicari che diciamo mi ha svoltato la vita. Sì, era, ma tu dici in generale proprio il primo Chuck era una serie televisiva che si chiamava Harris, Delitti Imperfetti. E io non sapevo che fare, non l'avevo mai vista la macchina da presa. Però mi ricordo, era un po'... Grazie a voi.